Se conoscete questo canale già da un po', saprete che le mie passioni, oltre all'hardware per computer, sono anche quelle delle console, videogiochi, retro console e retro videogiochi. Ed è proprio qui che in questo video ci concentreremo, perché oggi andremo a vedere come ho potenziato il sistema audio della mia postazione per retro console. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi andiamo a parlare della mia postazione per retro console. Sì, perché diciamo si può potenziare, si poteva migliorare sotto diversi aspetti, principalmente lato audio e lato video, lato ergonomico anche, però sarebbe un po' più un casino, ecco, comprare un mobile diverso, sistemare tutte le cose meglio. Ovviamente, insomma, quello è un lavoro che si potrebbe fare, ma richiederebbe molte risorse e molto tempo. E quindi, insomma, ho voluto andare a migliorare per adesso, ecco, la parte audio. Diciamo, non sono un audiofilo, nel senso che non me ne intendo così tanto come ovviamente per i computer o magari per i videogiochi in sé, però ecco, comunque anche a me piace sentire un buon audio, giustamente, come credo piaccia sentirlo a tutti. E per adesso, ecco, quando volevo giocare a una vecchia console, alla PS2, la PlayStation 1, al NES, al Super Nintendo, al GameCube, Nintendo 64 e così via, ero limitato agli altoparlanti della TV, che insomma è una vecchia TV Mivar, non mi ricordo neanche quanti pollici. Era la vecchia TV di famiglia che sarà stata comprata appunto 30 anni fa probabilmente. Quindi sì, può andare bene per giocare questo genere di console, però insomma si poteva, ecco, ottenere di più. Ed è quello che ho cercato di fare e andremo a vedere meglio in questo video. Ma prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, ovviamente cliccando sulla campanella per ricevere tutte le notifiche dei prossimi video che usciranno anche su questi argomenti e sugli altri, insomma, che porto di solito, e ovviamente se non l'avete già fatto. E anche vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram di offerte, dove trovate le migliori offerte per quanto riguarda l'hardware e i videogiochi di tutta Amazon, appunto. Quindi iscrivetevi perché tanto è gratis e fate un favore a voi e al vostro portafoglio, perché appunto andate a risparmiare parecchio se vi volete fare un nuovo computer o volete aggiornare quello che avete già, o se vi volete comprare anche una console e anche diversi giochi nuovi. Seguitemi ovviamente anche su Instagram, così da rimanere anche lì sempre aggiornati su tutte le novità. E detto questo, direi che possiamo tornare al video. Sarò sincero ragazzi, l'idea di potenziare questa retropostazione mi è venuta un po' così a caso, nel senso che fino a poco fa, qualche tempo fa, non ci pensavo, ecco, a un possibile upgrade lato audio. Però effettivamente, insomma, è qualcosa comunque di sostanziale che poi andremo a vedere dopo meglio. E quindi sì, l'idea mi è venuta così quando il mio amico Alberto, che spesso avete sentito nominare nei miei video, soprattutto di diverso tempo fa, perché appunto mi ha regalato dei vecchi giochi per PS3 su cui ho fatto degli unboxing, mi ha venduto anche diverse cose, anche lì che ho fatto vedere in qualche video, aveva questo mobiletto da 15 euro che non utilizzava più ed era il suo vecchio mobile per lo stereo a tre piani, comunque tenuto benissimo con anche le rotelle, e me l'avrebbe venduto a 15 euro e a quel punto io ho detto, però insomma me l'aveva proposto anche diverso tempo fa. Io a quel punto non sapevo bene dove metterlo, perché non pensavo effettivamente di collegare poi tutte le console. Ancora non avevo fatto il ragionamento e ho detto, cavolo, ma se io ho un amplificatore così posso fare insomma tutti dei magheggi interessanti. E quindi avevo temporeggiato un pochino perché non sapevo effettivamente bene dove piazzarlo. Quando poi, insomma, l'ho visto dal vivo il mobile, ho detto: ma io perché non lo posso mettere vicino alla retropostazione con tutte, insomma, le vecchie console? Diciamo, lì avevo anche nel posto dove poi sono andato a piazzare questo mobiletto, avevo un altro mobile ancora, cioè più piccolo, che era una, diciamo, un coso dove mettere diverse console, pensato apposta così, una roba tipo dei primi anni 2000 che ho trovato un mercatino dell'usato, ve lo starò facendo vedere adesso, si chiama la Game Station, dove appunto avevo delle console, insomma, che avevo, diciamo, doppie così, che stavano lì a, insomma, così quasi per bellezza, però era abbastanza accrocchiato sta cosa e occupava, insomma, un bello spazio e non era verticalizzato bene perché era una cosa abbastanza bassa che stava lì, diciamo, un po' a caso. Così ho pensato, se tolgo quello posso mettere questo bel mobile a tre piani, ed è quello che ho fatto. Questo è stato il primo passo, insomma, che mi è venuto in mente di fare. Ovviamente poi ci andavano aggiunti l'amplificatore e insomma il resto delle componenti per un semi stereo, tra virgolette, hi-fi, tra molte virgolette, perché ovviamente non si parla di alta fedeltà.
Perché non si parla di alta fedeltà? Perché sono andato a prendere lo stereo che già avevo di sopra in camera mia, che occupava anche lì in realtà abbastanza spazio, visto che non ho una camera da letto enorme, e appunto ho composto questo stereo da amplificatore, lettore CD e giradischi. C'è da dire appunto che il lettore CD barra DVD e Super Audio CD, tra l'altro, era di Alberto, me l'aveva venduto, e tra l'altro appunto trovate il link del video qua sopra nelle schede, quando appunto ho fatto insomma l'unboxing di tutte queste componenti praticamente un anno fa alla fine, mentre l'amplificatore e il giradischi provenivano dal vecchio stereo di mia madre che gli avevano regalato, mio zio gli aveva regalato quando si era sposata, appunto si parla di tanti 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 anni fa, e purtroppo il fatto che questo stereo poi con gli anni fosse stato abbastanza maltrattato, perché appunto alla fine non veniva più utilizzato e nel senso era stato messo durante appunto forse l'ultimo trasloco nello sgabuzzino a prendere veramente umidità e a non fare nulla. E quando l'avevo ritirato in qua, diciamo diversi 2 anni fa più o meno, era abbastanza in pessime condizioni. Diciamo sì, l'avevo rimesso in sesto, però non era appunto nulla di super assurdo, perché appunto era anche magari alcuni pezzi si iniziavano anche ad arrugginire, così quindi non era proprio il massimo. Il giradischi, anche quello l'avevo gli avevo cambiato la cinghia, quindi perché si era sciolta completamente, e anche quello diciamo con la sua puntina originale, quindi pensate dove a che livelli siamo, quindi non si parla assolutamente di hi-fi se siete appunto appassionati, tappatevi le orecchie, tappatevi gli occhi, perché appunto qui non si parla di alta fedeltà in nessun modo. Però insomma si parla, ecco, di componentistica che comunque ancora ha insomma può dire un pochino la sua, per il fatto anche che diciamo era quasi roba da discarica, insomma roba che ho rimesso in piedi così con 0 euro alla fine. E appunto ho detto, prima di metterli, piazzarli lì bene su questo mobiletto, queste componenti hanno bisogno insomma di un po' di cura ulteriore, e quindi cosa ho fatto? Sono andato ad aprire completamente l'amplificatore, il giradischi in realtà solo esternamente, ma l'amplificatore che era quello che ne aveva più bisogno, e gli ho dato una bella spruzzata di WD-40, proprio da, non dico che l'ho inondato di WD-40, ma quasi, per appunto pulirlo bene e appunto così anche da proteggere le varie componenti interne dall'usura, insomma, come se non avessero già in realtà subito abbastanza nel corso del tempo. Però insomma devo dire che appunto gli incriccamenti che aveva prima, anche per esempio quando si ruota la manopola del volume, adesso non ce li ha più, quindi almeno qualcosa è servito. E anche il giradischi, la plastica sopra insomma aveva diversi aloni, anche quelli dovuti all'umidità, altre cose che adesso non ho idea. Col WD-40 è diventato tornato lucido, perfetto, e quindi anche quello insomma è servito, il nostro carissimo WD-40. Gli altoparlanti invece, anche quelli venivano dalla mia camera, ma perché lì dove avevo montato insomma lo stereo originariamente, però diciamo questi li avevo comprati, non facevano parte dello stereo originale di mia madre quando si è sposata, ecco per farvi capire, ma li avevo presi insomma diverso tempo fa da Facebook, da un'inserzione di Facebook, non so se li avevo pagati qualcosa, insieme ovviamente a uno stereo di quelli all-in-one che poi ho dato via perché appunto no, era ridotto abbastanza male. Mi sono tenuto questi due altoparlanti di queste due casse della LG. Insomma, anche queste praticamente a costo zero. Il fatto è che erano, questo me lo ricordo da quando il tipo me l'aveva dati, avevano sotto un pezzo di legno entrambe le casse. Gli ho chiesto, ma perché ci sono questi pezzi di legno sotto la cassa, che appunto ingombravano tanto, perché io le volevo infilare negli scomparti della scrivania, che appunto avrete visto insomma della mia retropostazione, non potevo perché c'era uno sto pezzo di legno attaccato sotto, e il tipo mi aveva detto perché erano di un bar che poi quando ha chiuso però erano attaccate su queste mensole e non si riuscivano a staccare queste vecchie casse, e allora abbiamo tagliato le mensole, cioè una roba del genere praticamente mi aveva detto. E allora ho detto insomma fino a quel punto le avevo tenute così perché c'avevo spazio, adesso che le devo piazzare qui comunque in ordine, farle entrare bene, ho detto no, queste vanno tolte, e infatti è quello che ho fatto. Ovviamente indovinate cosa ho utilizzato per scollare il legno dalla cassa? Ovviamente il WD-40, anche qui sì, perché anche questa funzione insomma di cercare di erodere la colla vecchia, comunque di lubrificare le due superfici, e quindi insomma con un po' di WD-40, aspettando un pochino di tempo e con un po' di super forza, sono riuscito a staccare le casse dai supporti di legno, che starete vedendo anche questi adesso.
In questo modo lo stereo era più o meno concluso alla fine, perché avevamo l'amplificatore, il giradischi, il lettore CD DVD. Ok, manca quello delle cassette, anche quello ce l'ho, però lo dovrei risistemare e attualmente non ho così tanta musica su cassetta da giustificarne lo sforzo. Però ovviamente voi direte: ma tutto questo cosa c'entra con le console? Adesso ve lo spiego. E qui entra un altro componente chiave, appunto, che ha fatto funzionare tutto quanto insieme, e ovviamente sempre qui è venuto in aiuto il mio amico Alberto, perché oltre a questo mobiletto mi fa: guarda, io ho anche questo switch audio video che era di mio zio, insomma, che ce l'ho qua e adesso non me ne faccio niente. Se vuoi ti vendo anche questo. E questo switch audio video è qualcosa che, appunto, per me appassionato appunto, di vecchie console, comunque di volerlo utilizzare con un vecchio televisore così, era qualcosa che di eccezionale. Poi anche perché per il fatto che non era una roba, una cinesata di adesso, che anche questi si trovano per carità su Amazon, ma comunque a qualità veramente scadente, tutti plasticosi, ne ho comprati in passato e non funzionavano chissà quanto bene. Questo ha tutta la struttura in metallo, quindi anche quello è un buon segno, ma la sua funzionalità principale è ovviamente quella di prendere ben tre segnali in input tramite prese SCART. Quindi potete pensare a tre console, per esempio PS2, GameCube, Nintendo 64, collegate in queste tre prese di input. Una presa SCART in uscita che si va quindi a collegare al televisore, e inoltre ben due uscite composite, quindi con i cavi classici RCA, quindi bianco, rosso e giallo per quanto riguarda l'audio sinistro, destro e il video. Quindi cosa ho pensato di fare? Vi ho già detto: tre console in input, l'uscita video SCART in output che va alla TV, e poi in questa uscita composita solo i cavi bianchi e rossi, che sono quelli che passano l'audio, li ho collegati con dei cavi RCA che avevo direttamente all'entrata dell'amplificatore. Questo fa sì che io, quando voglio giocare a una console, semplicemente switcho il tastino, quindi prendo in input una delle tre sorgenti, mettiamo caso voglio giocare alla PS2, clicco il tastino dello switch collegato alla presa SCART della PS2. E in questo modo lui sarà già sintonizzata, cioè la PS2 sarà sintonizzata sulla TV e anche sullo stereo, perché appunto quando accenderà lo stereo poi è collegato alle casse e qui si compie la magia. Perché a questo punto la console, insomma, il segnale audio della console viene preso non dalla TV, ma dall'amplificatore, che lo rigestisce, insomma, lo rielabora e lo spara poi negli altoparlanti delle casse. E devo dire che questa è davvero una cosa incredibile. Perché posso essere sincero, io una qualità audio del genere su una console come appunto la PlayStation 2, ma anche la Nintendo 64, insomma, tutte le console, non l'avevo mai sentita e non me ne ero mai reso conto di quanto l'audio potesse fare all'interno di un gioco, insomma, come musiche, effetti sonori e di tutto di più. E diciamo che è anche vero il detto che l'audio invecchia molto meno del video, perché effettivamente anche con giochi pensati negli anni 90, come appunto i giochi di PS1 o Nintendo 64, con un sistema audio così, con delle casse e un amplificatore dedicati, veramente si trasformano. Perché io posso farvi l'esempio di Zelda Ocarina of Time, di Link che cammina sulla pietra, poi inizia a camminare sul tappeto e si sente proprio il rumore dei passi che cambia, e molto di più di quanto non lo si sentisse prima, visto che proprio la frequenza, insomma, del suono, i bassi sono proprio diversi in base alla superficie su cui cammina, quindi anche l'esperienza di gioco diventa molto più immersiva. Ma potrei citarvi anche appunto le musiche, per esempio di Prince of Persia, Spirito Guerriero, musiche metallare che veramente con un impianto del genere sono tutt'altra cosa. Ma quindi, arrivati a questo punto del video, direi che è anche giusto di farvi sentire, o almeno cercare di farvi sentire un po' come suona effettivamente questo impianto audio. Detto questo, direi di passare alla postazione con le retro console. Thank you.
Lupo e mezzi husky. Come mai sei così informato? Io sono un mascio, guido le slitte. Faccio strada, seguimi, Snake. E rieccoci qua ragazzi, io davvero sono super ma super soddisfatto di questo progetto, lavoretto insomma che ho fatto qua nel bunker, perché davvero come avrete sentito insomma adesso tutti i giochi
possibili, immaginabili, davvero si sono trasformati, perché secondo me è davvero più che un upgrade lato video, che comunque farebbe comodo, ecco, immagino a una TV a tubo catodico più grande, insomma di qualità superiore, insomma quella, anche quella sicuramente fa tanto, però ecco l'impianto stereo secondo me fa ancora di più, perché davvero tutti i giochi per tutte le console, ecco retro console, vengono risistemati, potenziati così. E diciamo, io visto che avendoci giocato, non dico insomma tutta la vita, no, però appunto mi ricordo, insomma, come si sentono i suoni di questi giochi. Davvero, quando ho sentito per la prima volta il suono d'inizio della PlayStation 2, io davvero non vi nascondo che sono rimasto davvero a bocca aperta come uno stupido lì davanti, per diversi secondi, perché davvero, cioè, non me l'aspettavo proprio. Non avevo mai sentito una qualità audio per queste console davvero così alta. Se poi penso al fatto che cioè, un impianto del genere davvero l'ho fatto praticamente a costo zero, perché ok, il mobiletto e lo Switch, ma appunto 15 euro uno all'altro, più o meno 5 euro me l'ha fatto pagare, davvero con 20 euro. E ok, certo, le altre cose le avevo già, però considerate, ragazzi, che erano veramente cose al limite della discarica. Secondo me, se voi volete fare una cosa simile a questa, perché magari avete la vecchia TV e qualche console così con cui giocate, e volete anche voi ricreare un impiantino audio del genere, secondo me, se mettete un annuncio nei gruppi di compro, scambio, regalo della vostra città su Facebook, ovviamente, con appunto cerco impianto così, magari che da rottamare, roba del genere, o a pochi euro, secondo me ne trovate davvero tanti, perché lo stereo era una cosa che davvero andava molto di moda negli anni 90, primi 2000, ma poi col tempo, a parte gli appassionati, molti insomma li hanno accantonati, probabilmente per l'avvento dei computer, anche insomma dei cellulari e tutte queste cose qua. E quindi secondo me è anche abbastanza facile trovare queste apparecchiature, anche magari non top di gamma, ma che siano appunto un minimo decenti, ovviamente, e che vi permettano di apprezzare così al massimo tutte queste vecchie console. Quindi, detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, lasciate un bel mi piace qua sotto per incoraggiarmi a continuare. Vi ricordo anche di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e di attivare ovviamente anche la campanella, e anche giustamente tutti i link sono in descrizione per quanto riguarda il canale Telegram, pagina Instagram. E detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.